quando si parla di sicurezza alimentare, di sovranità alimentare, bisogna capire quanto è grande l'insieme dei paesi che compongono le aree che possono ambire ad avere un'autonomia di produzione del cibo. E oggi non possiamo più dividere tra industria e agricoltura, sono due settori fondamentali di un paese come il nostro, che è un paese manifatturiero. L'agricoltura e agroindustria sono di fatto un tutt'uno. Certo, oggi c'è un tema impellente da affrontare, che è tutto ciò che ruota sulla guerra e il costo dell'energia in primis. Naturalmente la guerra in Ucraina cambia completamente lo scenario, c'è un problema enorme di costo dell'energia, quindi è molto importante che l'Unione Europea agisca unita e in maniera determinata. L'ultimo Consiglio Europeo è stato molto importante, si è parlato di sicurezza energetica, si è parlato di acquisti in comune ed è chiaro che la politica agricola si dovrà adattare, dovrà usare parte del bilancio per adattarsi al nuovo scenario. E poi rimane la necessità di ripensare quelle che sono, che è l'architettura delle relazioni commerciali internazionali, nel senso che noi dobbiamo tentare di essere il più possibile autoapprovvigionabili e quindi non solo dipendere dalle importazioni sia dall'est che dall'ovest del mondo.